noi anche Antonietta La Terza, bolognese, cantante. La vediamo già, Antonietta. Buongiorno, Antonietta. Antonietta è una brava cantante, è una cantante coraggiosa. È una cantante coraggiosa perché pur di arrivare a fare quello che ha fatto, ne ha passate di tutti i colori. Anche perché per una forma di malattia ha avuto gravi problemi di salute, ma come vedete sia il coraggio che il sorriso non le mancano e ci verrà a raccontare come ha fatto a superare tutte queste difficoltà. Bene! Amici di Ore 12, stiamo parlando di una donna con un grande coraggio, una donna che ha deciso di seguire la propria passione, la cosa per la quale era portata, e tentare di sfondare nel mondo della canzone. Ma io vi garantisco che per tanti anni ci sono stato, seppur semplicemente presentando manifestazioni musicali, che sfondare nel mondo della canzone è molto difficile. E ritengo che questi sforzi possano essere moltiplicati al quadrato se si è su una sedia a rotella. E la cosa bella della vicenda di Antonietta La Terza è che lei non si è mai arresa né di essere sulla sedia a rotelle e soprattutto non ha rinunciato alla sua carriera di cantante e ha lottato finché non ce l'ha fatta, e quindi eccola qua in mezzo a noi. Allora, purtroppo la vicenda parte dal virus della poliomielite, e questa sicuramente non è stata una tua scelta, anzi. E probabilmente ti ricorderai gli anni più difficili della tua vita, quando avevi difficoltà a giocare con gli altri ragazzi, con le altre ragazze. Certo, però diciamo che è stata anche una grande scuola la difficoltà che ho vissuto per il fatto di trovarmi proprio dai 3 anni in poi sopra la carrozzina. Anzi, i miei primi ricordi non sono quelli di una bambina felice che corre, che fa i primi passi, queste cose qua, ma sono stati ricordi legati all'ospedale. La mia prima forma di socializzazione l'ho fatta nell'ospedale con altri bambini ammalati, anche loro ammalati, quindi. Ecco, per cui nemici, un nemico comune, no? Cioè un nemico senza nome, perché la malattia per noi era un nemico senza nome, però con un nemico di fronte da battere, da combattere, questo secondo me mi ha dato questa capacità di affrontare le difficoltà, non solo legate alla malattia, ma poi le difficoltà della vita in generale. E diciamo appunto i miei genitori mi hanno molto aiutata, perché non sono stati troppo protettivi con me. Immediatamente mi hanno un po' sbattuta in cortile, come dire adesso arrangiati a giocare con gli altri bambini, ce la devi fare da sola, insomma. E io passavo ore e ore quando ero bambina sulla mia carrozzina a vedere giocare gli altri bambini che correvano, giocavano agli indiani, giocavano in questi giochi alle corse così. Un po' movimentato. Guardavo e dicevo, ma io cosa faccio? Però mi ero stufata di guardare. Allora mi sono inventata così dei giochi che potessero piacere anche a loro senza bisogno di correre. Tipo per esempio gare canore Festival di Sanremo, no? E quindi perché dove tu potevi partecipare tranquillamente. Io potevo partecipare, anzi, potevo anche vincere, perché infatti mi capitava di essere, vabbè, una delle più brave a cantare. È stata lì che hai scoperto di avere una bella voce che ti piacesse cantare? Certo, e quindi sì. Hai cominciato a frullarti lì l'idea del perché no, della carriera? Sì, no, assolutamente, no, ma figurati, perché a me piaceva cantare, mi piaceva, ricevevo queste gratificazioni e così, però non avevo modelli intorno a me di donne cantanti sulla carrozzina, anzi i modelli che vedevo sui giornali per televisione erano quelle di donne che oltre ad essere brave dovevano forse essere soprattutto belle, buone. Cioè proprio diciamo una cantante in carrozzina, come potessi dire se ce l'ha fatta lei ci posso provare anch'io, non c'era. Quindi per me era proprio un sogno e basta. Però è successo che dunque a 14 anni mi hanno regalato una chitarra, e siccome io sono dovuta rimanere 6 mesi a letto con il gesso, perché hai fatto un altro operazione, per un intervento alla colonna vertebrale, io lì ho cominciato a imparare le canzoni dei cantautori, per esempio di Fabrizio De André, a fare il giro di do, a suonare, strimpellare la chitarra, e ho scoperto che anch'io forse riuscivo a fare delle canzoni. Ho cominciato a fare delle canzoni e una volta addirittura, questo è un ricordo a cui sono molto affezionata,
ho telefonato a Francesco Buccini, no? E beh, lì Bologna, ecco, l'ambiente bolognese, il grande Francesco. Io sono di Bologna, allora il suo numero di telefono circolava, capito? In certi giri era abbastanza facile avere il numero di telefono di Francesco. Io lo chiamo e gli dico: ciao, sono una tua grande ammiratrice, ho fatto una canzone e te la vorrei far sentire. Sai la faccia tosta dei 14 anni, no? Proprio. E lui mi disse: beh, vieni a casa mia, fammela. Ho detto: no, sai, preferirei mandartela così. Va bene, allora mandamela. Perché non avevo avuto il coraggio di dirgli che io ero su una carrozzina. Gli ho mandato a cassetta, l'ho richiamato e lui mi ha detto: ma sai che bella la tua canzone? Fatti conoscere, cioè, vediamoci. Ho detto: ah, davvero è bella, beh, vabbè, grazie, ti richiamo più avanti. Insomma, non ho avuto in quell'occasione la volontà di scoprirmi, no? Per quello che veramente era. E quando hai avuto il coraggio? E dopo l'ho avuto perché dopo aver portato questo gesso ho scoperto anche la mia femminilità. E quindi ho fatto dei viaggi con delle amiche, sono stata a Parigi, ho cominciato a mettermi calze a rete, stivaloni, negli anni 70 seguivo la moda, freak, hippie, underground, eccetera. Cioè non mi sono più vergognata di farmi vedere per quello che volevo essere vista. Cioè, prima subivo lo sguardo degli altri, ero un pochino la vittima delle loro reazioni a me. Allora io ho voluto ribaltare, cioè, questo gioco, ho detto: visto che in fondo sono un po' sempre al centro dell'attenzione, perché una donna in carrozzina non può passare inosservata, allora voglio che mi si guardi, sì, ma per come voglio essere guardata io, cioè per gli aspetti della mia femminilità, per essere bella, se ci riesco, per piacere come tutte le altre. Allora mi vuole passare. Antonietta, è incredibile la positività con la quale tu racconti tutta questa vicenda, ed è chiaramente la tua forza, quella che ti ha dato la forza di fare anche altre scelte nella vita che poi diremo. Ma qualche muro un po' più duro degli altri l'hai trovata? Non ti chiedo di raccontarci l'episodio negativo, perché non è il caso di scavare in quello, ma qualcuno nel mondo che della musica, esempio, guarda, sì, cioè non voglio fare nomi, farò dei cognomi, no, neanche i cognomi, no, non voglio, perché, ma io mi ricordo, cioè, un produttore che mi disse: guarda, canti bene, fai delle bellissime canzoni, però perché non le fai cantare a qualcun altro le tue canzoni? Se ce le dai le possiamo proporre, non so, a una Vanoni, a un'altra, a un'altra, a un'altra, però tu, perché sì, sei in carrozzina, abbiamo delle difficoltà a promuoverti. Invece addirittura ne incontrai un altro che si comporta in modo completamente opposto, ma secondo me però uguale, perché questo era di Roma, anzi è di Roma. Io gli feci vedere delle foto in cui appunto avevo le calze a rete. Facciamo vedere un po' di foto di quelle, no, spinte non ne abbiamo, ma un po' fatali della nostra Antonietta, perché quando lei si mette, guarda lì, guarda. Poi adesso stai pensandone una anche in topless, mi hai detto. Sarà sulla copertina, sarà del prossimo disco. Sarà la massima provocazione. Sicuramente. Vabbè, scusa se ti ho interrotto. Questo signore invece mi disse: vabbè, io sono disposto a farti fare un disco, promuoverti, eccetera, però voglio questa immagine. Devi essere così. Insomma, praticamente ero mezza nuda, che mi sono rifiutata io. Ho detto: beh, qui passiamo dalla padella alla brace, no? Cioè, mi si rifiuta perché sono sopra la carrozzina, oppure la vuoi strumentalizzare, la vuoi usare, certo, per fare un'operazione, secondo me un po' bieca, perché certo, io ero contro le donne oggetto in generale, per cui adesso addirittura mi vuoi far essere ancora più oggetto. Che epoca era? Anni 80, mica tanto tempo fa. E adesso invece qualcosa, cioè, a livello di provocazione hai cambiato idea anche tu, magari potresti fare anche. Cioè, il discorso è questo: io non voglio né negarla né enfatizzarla, però appunto non voglio nasconderla. Cioè, nel senso che la carrozzina, vedi, non deve essere un problema per nessuno. Invece nella nostra società ancora c'è una paura, c'è una barriera, prima di tutto mentale, che non ci fa rapportare in modo sereno, equilibrato rispetto ad una persona in carrozzina. Perché la carrozzina in genere è sempre più importante di chi ci sta sopra, proprio, non so, come impatto visivo. Infatti io perché l'ho colorata di celeste? Perché
voglio fare una rivoluzione visiva, nel senso di cercare di sdrammatizzare, di smitizzare, capito, questa barrierona che abbiamo soprattutto a livello mentale verso l'handicap. Cioè, prima di tutto, prima che handicappati, siamo persone normali come tutte le altre, siamo tutte persone. Il fatto... Grazie. Tant'è vero che poi come donna e non come cantante hai affrontato un'altra prova, voglio dire, coraggiosa. Forse questa anche tecnicamente coraggiosa o dal punto di vista medico, perché sei diventata mamma anche. Certo. Questo è un successo che vale... Ma vedi... Scusa, Ma anche lì successo. Per me è stato normalissimo, nel senso che perché anch'io non dovrei diventare madre, se voglio diventare. Come la cantante, no? In fondo tutto sto coraggio, io non ce l'ho, io voglio essere soprattutto me stessa. Sono gli altri che in me vedono che io sto facendo una cosa coraggiosa. Allora vuol dire che per voi ci vorrebbe del coraggio. Invece io voglio essere soltanto me stessa, nel senso che se io non fossi in carrozzina farei la cantante. Vabbè, farei la ballerina. Ma dico, perché essendo sulla... Perché non posso fare lo stesso quello che avrei fatto comunque? Ho capito, questo concetto è molto chiaro. Tu hai la difficoltà di una ragazza che vuole fare la cantante comunque. Esatto. Semplicemente in più c'è anche... Sono gli altri che vedono una difficoltà nella carrozzina. Non lo vedo io, perché per me non c'è. E soprattutto non c'è per il pubblico. Perché io ho cantato anche al Cantagiro davanti a migliaia di persone. Faccio concerti. Anzi, il 5 giugno canterò a Sassuolo. Li voglio salutare, questi amici. Franco e i suoi amici mi stanno organizzando una cosa grossissima. Grazie ragazzi, appunto ci vediamo il 5 giugno. Hai anche altri greetings da dare, altri ringraziamenti per qualcuno che ti ha dato una mano? Poi c'è stato, abbiamo nominato prima Guccini che ha fatto una canzone con me, poi Campioni che è in questo CD, LP e cassetta appunto che si chiama Donne a Marrakesh, edito dalla Fuoriincetra, ecco, diciamo. Poi certo. C'è Gio Squillo, ti ha dato una mano. Gio Squillo è un'amica stupenda, adorabile, ero con lei anche ieri sera e con lei ho fatto due canzoni del suo album. Ci scambiamo, capito, le cose, io faccio qualcosa per lei, lei fa qualcosa per me. Poi devo ringraziare veramente Guido Elmi, sai, il produttore di Vasco Rossi, sì, che ha prodotto e arrangiato il mio disco. Come si chiama il disco? Donne a Marrakesh. Ecco, se vi viene voglia di ascoltare come canta la nostra Antonietta, comprate Donne a Marrakesh, questo è il modo migliore per farle vedere che si ha voglia di sentire. Grazie. Se possiamo ti vorremmo anche sentire a vedere, siamo un po' presi dalle nostre cosine quotidiane qua, eh?